Mi raccomando la pulizia oggi, voglio la massima pulizia, dappertutto, va bene? Avanti! Ma permesso? Dottoressa, scusi, so 2 ore che con lo diavolo sto matto, mi scappano tutti i pizzi, se lo butta pure di sotto, che faccio, ammazzo! Ricoveriamolo, ricoveriamolo subito! Grazie, dottoressa, grazie! Se un giorno decidesse di rimanere incinta, me lo faccio sapere, ci penso io! Dai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E signora, pure queste mi stanno strette, perché quando batto il tempo mi fa tutto quanto male qua. Lo credo, c'ha la linguetta dentro. Prova con la linguetta fuori. 1, 2, 3, 4 E però signora mi fanno male lo stesso. Dunque, vediamo un poco. 5 e 3, 8, scopa. Come 5 e 3, 8? Ma tu sai giocare. 5 e 3, 8. 6 e 4, 10. Scopa. Ma questa è 9. E una 10. Hai ragione, hai ragione. Ma la scopa all'ultimo non si può fare. C'hai ragione. Che non conosciamo le regole. Senti, a proposito, io ti volevo dire, io ti ringrazio per il fatto di stamattina che mi hai salvato mentre io mi stavo buttando, hai capito? E tu... Ma che hai capito? Io mica l'ho fatto per te, l'ho fatto per servare l'ombrello. Hai capito che era buono l'ombrello? Mi piaceva l'ombrello. È di qualità buona, perché quello l'ombrello se andava giù magari si rompeva. Senti, dimmi una cosa. Ma tu perché stai ricoverato, me lo vuoi dire? Dicono che c'è un brutto vizio. Io quando vedo una donna, gli salto addosso e gli strappo le mutande. Ma che hai capito? Poi ce ne vuole l'elastica e ci faccio la mazza fiumna. Viene bene, viene. Viene bene. E te perché stai qua? Per me è diverso, io sono spermatozoo. Spermatozoo? Sì, discendo da una famiglia di spermatozoo di Napoli. Piacere. Molto non lieto. Non ho conosciuto mai uno spermatozoo. E questo è? Grazie. E che ti credi? Grazie. Questo è uno spermatozoo, ecco qua.